Eccoci qua, Antonella. Allora, vediamo a chi va la prossima dedica. Allora, è arrivata la mail. Cara Antonella, vorremmo fare, bella, molto bella, una sorpresa al nostro parroco, nonché grande amico, Don Carlo Davoli. Non è un'occasione speciale, è un semplice compleanno, ma il primo senza il suo amato papà che ha perso improvvisamente da qualche mese. Lui è giovane, parlano di questo Don, ed è simpatico, sempre allegro e divertente. È un vulcano di idee, iniziative e quando serve un tipo tosto che non ha paura di andare controcorrente in nome della verità. Gli vogliamo un gran bene, vorremmo poterglielo dimostrare con un piccolo gesto, una splendida torta per dirgli semplicemente grazie, per esserci sempre, per tutto quello che fa, per la nostra comunità. Scrive Marianna per la comunità, per il nostro, il loro parroco, Don Carlo Davoli. Adesso poi ci direte, perché qui non è scritto, di dov'è, per favore. Se me lo date, così almeno sappiamo anche dove spedirlo, dove andare, capito? Dove andare. Allora, Antonella, caro, sa, che cosa dedichiamo a Don Carlo? Per questo Don ha previsto un dolce speciale, che è uno dei dolci italiani più famosi al mondo. A Catanzaro, ecco, Catanzaro. Andiamo a Catanzaro, grazie, ecco qua. Bene, quindi dicevo, uno dei dolci italiani più famoso al mondo, che è il tiramisù, però... ma in versione torta da forno, quindi una base di frolla. Allora, qui ho allora, intanto ho messo a montare il pan di Spagna, uova, torlo d'uovo, zucchero, vaniglia. Naturalmente l'ho fatto montare per circa 10-12 minuti. Qui ho il cacao con la farina. Vado a miscelare farina e cacao, a setacciare in questo modo qui. Mi piace che lui usi moltissimo la carta forno, che poi mette direttamente nella planetaria. Esatto, è comodissimo. Esatto. Molto comodo. Vado a miscelare cacao con la farina, i due polveri, in questo modo. E una volta che le uova sono ben montate, quindi pensate, utilizziamo uova a temperatura ambiente per 12 minuti, abbassiamo la velocità e andiamo a inserire lentamente la polvere dentro. Senti, hai visto il pudding che abbiamo fatto prima con la vigna? Guarda, ti volevo dire, Antonella, che io come presidente dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani stiamo organizzando proprio la ricetta in onore della regina, un pudding all'italiana. Ah, vedi? Dove... Ma questa regina è una cosa... Oh, è amatissima, ha ragione, perché... Prepareremo un grande pudding all'italiana utilizzando una base più o meno come abbiamo visto fare, quindi una sorta di budino, ma all'interno, oltre alla frutta, gli aromi, metteremo il panettone, quindi faremo un dolce all'italiana. Perché, come ha detto Benellavini, è un dolce di Natale per loro il pudding. Eh sì, un dolce di Natale, ma esattamente. Le vendite di panettone anche nel Regno Unito, ma in tutto il mondo, stanno schizzando. Anche i panettieri inglesi, pasticceri, ma in America, stanno imparando a fare degli ottimi panettoni. Risulta che adesso il panettone sia di gran moda anche in UK? Assolutamente sì, tant'è che si teme perché tra i giovani piace di più il panettone del pudding e quindi anche l'attaccamento alle tradizioni inizia a traballare. Secondo me Giorgio tra un po' farà il panettone, non farà più perché Giorgio impara a mangiare bene. E secondo me fa anche bene, perché il nostro panettone allora, italiano fa la differenza. Vedi. Ecco qui, questo è il pan di Spagna, andiamo in forno, lo facciamo cuocere. Naturalmente. Interessantissimo, un po' cioccolatoso con le due farine e lo mettiamo lì e via, questo è fatto. E questa è la prima preparazione, poi a questo punto vado a preparare la crema al mascarpone, che fa parte appunto del dolce. Quindi... Beh, mascarpone, quando si parla di tiramisù, si parla di mascarpone. Quindi andiamo a mettere l'albume dell'uovo e due uova, quindi abbiamo veramente pochissimo torlo d'uovo. Vado ad aggiungere lo zucchero in questa ricetta, che prevede appunto la ricetta. Vado a emulsionare con una frusta, intanto ho messo a bollire il latte e la panna. In questo modo qua, quindi una crema pasticcera al gusto di mascarpone. C'è anche la vaniglia, abbiamo detto nella ricetta, un pizzico di sale, che è importante anche nel come mascarpone. Come nei dolci, nel mascarpone. L'amido. Amido. In questo modo.
e andiamo a preparare la nostra crema. Nel frattempo ho preparato già per tempo, questo va fatto qualche ora prima, Antonella, una pasta frolla al caffè. Quindi nella classica pasta frolla che noi facciamo di solito andiamo ad aggiungere una percentuale di polvere di caffè. Allora, intanto qui vado a cuocere la mia crema. È importante cuocerla bene a una temperatura tra gli 87 e 88 gradi. Comunque non so come sarà questo tiramisù, ma se è come il suo panettone al tiramisù sarà molto buono. È vero, poi lui è sempre creativo, ci fa il tiramisù ma al forno, capito? Questo è il mascarpone. Questo è il mascarpone, lo mettiamo nella ciotola, in questo modo. Aspettiamo che la crema appunto arrivi a cottura. E poi uniamo la crema al mascarpone. Esattamente, giusto? Quindi la crema pasticcera con pochissimi turli d'uovo, come abbiamo detto, con pochissime uova, andiamo ad emulsionare sopra al mascarpone, che è molto importante. Noi ce l'abbiamo già pronta perché deve essere poi fredda, vero? Esattamente, noi ce l'abbiamo già pronta e qui, Antonella, vedi? Infatti, questa vista è la bella struttura che poi abbiamo alla fine. Guardate che bella. La facciamo comunque vedere. Vedete, adesso il mascarpone finisce dentro la crema pasticcera ed è un matrimonio d'amore. Deve raffreddarsi e quindi vedete. Ne mettiamo un pochino così prima. Così diventa così. Quindi è molto importante il passaggio. Quindi quando la crema è ancora caldina, andiamo a versare sopra pochissima sul mascarpone. Emulsioniamo subito. Il mascarpone di solito è bello cremoso, quindi si fa in modo veloce. E poi versiamo tutto il resto della crema. In questo modo qua. Ecco qua. Una magia, una magia. Emulsioniamo bene bene, facciamo raffreddare e la nostra crema ce l'abbiamo. Quello è il risultato. Eccola qua. Poi ho preparato... A proposito di UK, io e Mael ci stiamo rivedendo tutta la saga di Harry Potter. Quindi, capito? Proprio tutta, tutta dall'inizio alla fine. A proposito appunto di inglese. Allora, ho bisogno di un coltello, Antonella. Un coltello quale? Sì. Quello che va vuoi. Va bene anche questo qui grande, guarda. Giusto per far vedere. Questa è esattamente la nostra, quella al cacao? Questa è quella al caffè. Quella è quella al caffè. È una pasta frolla al caffè. Noi dobbiamo fare praticamente dei cubetti, un crumble. Ecco qui. Già, perché il caffè è alla base del tiramisù. Esattamente. E una volta realizzato dei piccoli cubotti, li lasciamo in frigorifero un po' a indurire un po', poi dopodiché li mettiamo su una teglia. Ma come si fa questa al caffè? È una pasta frolla classica che poi noi andremo a mettere chiaramente in frigorifero con una polvere di caffè, circa 10 grammi per chilo di polvere di caffè, poi andiamo a staccare con un pochino di farina, la mettiamo in forno e realizziamo un crumble tipo questo qui al caffè, Antonella, va bene? Che ci servirà per questo dolce. Allora, invece poi, sempre alla frolla a caffè, l'ho messa in una tortiera di alluminio, usa e getto, perché vado a mettere sopra un foglio di carta da forno in questo modo. Prendo un'altra tortiera, la vado così ad ammorbidire gli angoli, metto dentro direttamente, faccio un controstampo, va bene? Okay. Metto i ceci. Per fare quella che si chiama la cottura... In bianco. In bianco. Grande Antonella, ormai... La cottura in bianco, dimmi Lorenzo. E poi quelli lì sono perfetti per Evelina, cioè noi possiamo mangiare dopo 10 minuti della cottura, Antonella, togliamo la tortiera con i ceci e naturalmente abbiamo questo già pronto. A questo punto prendiamo un sac à poche che credo qua sia qui, grazie. Qui tutto perché Sal prepara tutta la sua linea perfettamente. Esattamente. Prendiamo la nostra crema al mascarpone. Crema okay. al mascarpone, mettiamo nella sacca e iniziamo a comporre il nostro dolce. Abbiamo anche il pan di Spagna al cioccolato. Esatto, quello che abbiamo fatto all'inizio. Esatto. Quindi abbiamo primo strato di crema. Questa è crema pasticcera e mascarpone, quindi esatto. Rispettiamo la tradizione del mascarpone dentro al tiramisù. Esatto, abbiamo la pasta frolla al gusto di caffè, mettiamo il pan di Spagna. Il primo strato di pan di Spagna sottilissimo al cacao. Qui ho preparato, Antonella, del caffè espresso, mettiamo dentro dello zucchero a sciogliere. Lo facciamo raffreddare e io ce l'ho anche già pronto. Nella bagna. Freddo, che la bagna. Perché non può non esserci il caffè e il mascarpone. Quindi... Assolutamente.
Quindi, primo strato, secondo strato, in questo modo. Don Carlo, lo invidio, questo dolce. Quasi quasi mi faccio prete, guarda. Quasi quasi mi fai prete per mangiarlo. È divertente. Ancora un po' di bagna. Ancora un po' di bagna. Quindi quando lo andiamo a tagliare abbiamo la croccantezza della frolla al caffè, il pan di Spagna al cacao inzuppato al caffè, la crema al mascarpone. È veramente poi un dolce interessante perché può essere trasportato comunque dappertutto, perché adesso questo, una volta che facciamo questa crema sopra... Sale, è un po' come in Francia che chiamano i dolci da viaggio, no? I dolci da viaggio, esattamente. Questo è un dolce tiramisù che possiamo appunto portare in una gita in barca, possiamo portare in montagna, possiamo portare in una scampagnata. Cioè, è veramente interessante come prodotto da realizzare. Ma questo è un dolce che appena fatto si mangia subito. Ma dove viaggia un dolce così? Ma viaggia da qui al camerino. Così, adesso questo perché va spedito a Don Carlo, ma... Esatto. Quello ad esempio che poi noi mettiamo in tavola, no, per far vedere quello che abbiamo spedito, in realtà finisce subito, non viaggia proprio, Ecco qui, lo finiamo. E questo è il crumble. Il crumble a caffè, quindi questi cubotti di pasta frolla al caffè mettiamo sopra. Ecco qui, e andiamo di nuovo in forno. Quindi andiamo in forno, ecco perché è un dolce in forno. Torta da forno, perché poi la torta da forno deve essere, quando esce dal forno è finita, non ha fatto più nessuna decorazione, esatto, tranne un po' di zucchero, un po' di cacao. Facciamo cuocere per circa 10-12 minuti finché non diventa bello. E noi ce l'abbiamo, manca solo lo zucchero a velo, giusto? Sì, esatto, abbiamo solo zucchero a velo, tiriamo via Antonella. Certo. Vado a mettere sulla, ecco qua, mettiamo su un po' di zucchero. Io mi preparo già con la penna e scrivo e firmo la scatola, così. Da Banian e da tutta la comunità parrocchiale di Catanzaro. Allora, e andiamo, guarda, questo poi da trasportare, perfetto. È perfetto, Sal. Grazie, vedi? Antonella, grazie. E Sal, io parte. Corro a spedire il dolce al Don e ci vediamo alla prossima. Don Carlo, arriva il dolce. Ciao, Sal. Ciao.